Luca Ferri, The House of Love, la casa dell'amore, sezione Forum Berlino 70. Hi, and welcome to the 34th Teddy Award. My name is Jan-Felix Wuttig, and today I'm here with director Luca Ferri to talk about his film La Casa dell'Amore. Hi, and welcome to the festival. Okay, thank you. Okay. I enjoyed your film a lot, and I thought there were many particular scenes which sort of brought out the character of Bianca. And one scene that I specifically liked was a scene where she's sitting at a table with a bottle of champagne, I think, and sort of trying to call her girlfriend, and then having another phone conversation. And there's many things that are told by this scene. Maybe you could explain a little bit how you thought about portraying that character of Bianca. Quindi in riferimento alla scena in cui beve dalla bottiglia e cerca di chiamare la ragazza ma non ci riesce, e a cosa pensavi quando hai sorry repeat the question in second last part. Okay, there's this scene where Bianca is sitting at the mm-hmm. table and there's a bottle of champagne and she's sort of trying to call her girlfriend mm-hmm. and then having a different phone call, and I think there's many things that are portrayed by this scene. Mm-hmm. And the question would be how Luca thought about sort of portraying the character through the images. Mm-hmm. Quindi che ci sono molti aspetti in questa scena che catturi, come sei arrivato all'idea di dipingere questo personaggio tramite queste scene, questo tipo di okay. scena? Ma quella è una scena molto importante nel film, perché è un rituale che Bianca fa generalmente, per un rito propiziatorio per le prostitute morte. Quella parte lì, mentre la costruzione del lavoro voleva essere inizialmente, perché questo film fa parte di una trilogia, quindi tre differenti film che hanno come minimo comune denominatore proprio la dimensione domestica, la casa, e doveva essere strutturato su una parte cronologica, quindi una settimana di riprese, perché i primi due sono legati a un anno e a un'ora, quindi c'era proprio questo ragionamento sul tempo. In realtà ci siamo accorti, conoscendo Bianca, stando a contatto con Bianca, che questa struttura così formale, così rigida, non era la soluzione migliore, quindi abbiamo diciamo, lasciato un po' più indietro la struttura del film a favore poi della protagonista, che è talmente bella e potente. So this was thought as a ritual, as a propitiatory rite, almost for dead prostitutes. Yes, that's correct. And the initial idea was, so this is a trilogy of movies regarding the domestic aspect, the home, and the idea was that this movie should have been over a span of a week, structured over a span of a week with quite a rigid structure, because the other movies are 1 day and 1 hour and 1 day, respectively. Yes. But in the end, the character of Bianca wouldn't fit into this very tight schedule and this very rigid kind of format. So you decided to let her express herself and all her beauty that she already possesses more freely
in this kind of format. Okay. And the film kind of opens with a sort of theological lecture. Maybe you could explain what you wanted to tell by putting that at the very beginning. Quindi questa è l'apertura del film, questa lezione di teologia quasi, e la domanda è cosa volevi esprimere mettendo questa scena proprio all'inizio del film. Partiamo con un cliente che è un attore in realtà, non è un vero cliente, perché buona parte di questi clienti sono veri, altrettanti invece sono comunque di ricostruzione, sono di fiction. Iniziamo con una costruzione di un attore che in realtà mi segue in tutti i miei film, e una delle sue connotazioni più naturali era proprio questa di avere questo, è un ex testimone di Geova questa persona, quindi ha una grande conoscenza del Vangelo e quindi mi era interessante partire con lui, col suo bagaglio culturale, metterlo in relazione con Bianca nel modo più naturale possibile, anche perché quella parte lì non è stata, è una delle poche parti del film dove non c'è stata una costruzione molto precisa, ma abbiamo lasciato che lui interagisse in modo naturale con lei. So this first, it's a client, of course, of Bianca, but most of the clients are actual clients. This is an actor, and it's an actor that has been following Luca through different movies. And he has a very specific history. He used to be a Jehovah's Witness, so also he has a very advanced knowledge of the biblical text itself. And this scene in particular was not much scripted, so it was left more to the free interpretation of the actors. And it was meant to mark this link somehow between Bianca and religion in a very natural way, in a way that would also make sense with the rest of the movie. Is it the same client that later on talks about Carl Theodor Dreyer? È lo stesso cliente che parla di Carl Theodor Dreyer dopo? No, well, it's different. Okay. Yeah, another client. Okay. Yes. Because that for me was one of the most beautiful scenes in the movie, where Bianca is sort of laid out as like a table basically, and there's that much of a ritual to it. And he talks about all these philosophical concepts and the way he sees the world. How did you portray that scene? What kind of significance did it have in the movie? Quindi appunto la scena questa di Carl Theodor Dreyer in cui Bianca è stesa come un tavolo, eccetera. E qual è il significato di questa scena nel film? Come mai lei viene questo? Era importante, secondo me, non solo registrare la vita di Bianca nella sua quotidianità, come poi buona parte del film fa, ma inserire dei momenti molto precisi, molto dettagliati, in cui far esplodere alcune determinate tematiche, alcuni aspetti. E inserire anche in scrittura delle figure esterne che non erano dei veri clienti, paradossalmente ha permesso di tirare fuori molti aspetti importanti della vita di Bianca che altrimenti non sarebbero stati espressi in modo corretto. So this scene is very important because it's as opposed to the rest or the majority of the movie where it's more a direct portrayal of Bianca's daily life, there are some moments that are very specific, that are very special, and they are also more scripted. And but these moments somehow ended up being even more accurate in portraying Bianca's life than the portrayal of the daily life itself. Yes. There's also one scene where Bianca is sort of sitting down with friends, and there's her friend Walter kind of reciting that song about Rosetta and also kind of singing the blues. And it seems to me that he's kind of also telling stories of the milieu, of the specific lifestyle they seem to share. Was class also an issue in the narrative of the story? Quindi questa scena sembra che lui stia anche raccontando in queste canzoni delle storie proprio del circolo, dell'ambiente, certo, dove effettivamente vive Bianca. E quindi la sua domanda è se è anche una questione di classe, se questa scelta è dovuta anche alla classe sociale o no. No, non è un film politico, non vuole prendere, vuole registrare un microcosmo, che è il microcosmo domestico di questa persona, con tutta la sua bellezza e tutta la sua fragilità allo stesso tempo. Penso che sia un film che non faccia sconti, non faccia regali,
non abbia un atteggiamento pietistico nei confronti della protagonista e di quel tipo e di quel mondo specifico, ma penso che l'onestà con cui tratti alcuni temi spogliati da tutto il retro gusto politico, spogliato da, tutto, da tutte le sovrastrutture che abbiamo, possano restituire maggiormente il cuore, l'equilibrio di quello che stai trattando, in questo caso una persona molto delicata che, con la quale chiaramente abbiamo instaurato un rapporto bellissimo, ed era importante non portarsi dietro, citando Dino Buzzati, tutto il nostro ridicolo armamentario letterario che ci portiamo dietro con noi. So the movie is not thought to be political because it is thought as a portrayal of the home life, of the domestic life of this specific character. So still the movie doesn't shy away from a very honest portrayal of the of this reality, also this very frail reality. But this is the main interest, so trying to avoid this kind of political discourse. And also with this quote from Dino Buzzati, which I struggle to translate maybe now literally, but trying to look at this reality without the whole literary background, maybe. Yes, correct. That we carry on ourselves. Okay. And there's a quote at the beginning, actually, talking about quotes, which in the English translation would be tenderness is said if tenderness new things says, by Sandro Penna. Sandro Penna, yes. And it seems that sort of the tenderness of the situation that Bianca is in seems to show always kind of new things in forms of new forms of tenderness, in forms of certain fetishes as well. Was that intended? Was that kind of how you wanted to say something about tenderness? Quindi la tenerezza appunto in questa citazione iniziale, però si rivede anche in molti aspetti della vita di Bianca, spesso anche tramite questi fetish che sono però presentati in maniera molto tenera. Era una scelta intenzionale per mostrare questa tenerezza in queste sì, cose? Sì, soprattutto la fase iniziale di Sandro Penna definisce qualcosa di nuovo, non in senso universale, ma all'interno proprio del mio percorso di cineasta, nel senso che tutti i miei precedenti film sono molto più asettici, molto più strutturali, c'è pochissimo spazio all'essere umano, ho fatto film senza esseri umani fondamentalmente, quindi l'introduzione di un corpo, in questo caso di un corpo con queste specificità, trattato con una modalità che per me è nuova, ecco, è per questo che anche la frase di Sandro Penna è significativa per la tenerezza, ma significativa anche nella novità. Novità non in senso universale, perché non ho queste presunzioni megalomani da questo punto di vista, ma novità all'interno del mio percorso linguistico di ricerca su mezzo cinematografico. So tenderness is definitely important, but also the newness that is in this quote, because this movie also marks a new stage in his path as a director, because it's the first time that he gets involved with humans as well on the scene. The previous movies were more clinical, maybe we could say a bit more detached, whereas this is the first time where he tries to deal also with a human body, also very specific kind of human body, so not newness as a new thing in on a world scale, but in his life, in his path, this yes. is definitely also a new step. And there's one scene where Bianca is on the phone and talking to somebody about her father, basically, yes. and the sculptures. Yes. How does that tie into the narrative? Is there a connection there to the bigger theme of newness and tenderness? Quindi c'è già un collegamento in questa chiamata al papà con la narrativa in generale di la narrazione generale di appunto tenerezza, novità, eccetera. Si sono collegati. Sì. L'ultima chiamata in realtà è un curatore, non è il padre, che chiede informazioni sullo stato dell'arte, sull'archivio che poi Bianca ha fotografico di sculture del padre. Quindi, ed è molto interessante secondo me che questa cosa sia emersa verso la fine di un percorso, dopo diversi mesi di prossimità di set, e perché poteva anche non esserci fondamentalmente. Noi per tutto il film vediamo questi poster che indicano frammenti d'amore, che è una mostra che fece il padre negli anni 80 a Milano,
Per quanto mi riguarda, quando parlo di linguaggio molto preciso, spietato, che non fa sconti nemmeno la narrazione, è qualcosa qui. È proprio il fatto che se non ci fosse stata quella chiamata poteva non esserci tranquillamente la spiegazione di chi fosse Cesare Riva e quindi di chi fosse il padre. Perché probabilmente è importante imparare a non pensare di poter capire sempre tutto, soprattutto di un film, di una persona, della complessità del mondo, ma accontentarsi dei frammenti, di pezzi, di dettagli che tante volte sono visti superficialmente, ma in questo infinito piccolo che noi ci troviamo di fronte a volte abbiamo risposte molto più universali che cercando soluzioni su ampia scala. So this is actually a phone call from the curator of an exhibition where he's asking about the pictures that Bianca has of her father's sculptures. And this, because his father had this exhibition in the 1980s in Milan called Fragments of Love. So for Luca, this was also very important, and this phone call happened, and it might not have happened. And this was, it gave a chance to talk about Bianca's father as a sculptor and about his sculptures, but it could not have happened. We could have just seen the posters in her home and never known anything about her father. So this is also, once again, the honesty and or the strive towards honesty in the movie that could have even compromised the narration or the narrative. It didn't, but this is also an interesting point for Luca in the movie. Yes. Is that okay. Everything, I think, no? Okay, yeah. I think that's it from me. Thank you so much for being here. Thank you to be part of this. Oh. Yeah. Thanks. I enjoyed it a lot. Thank you. Okay. Thank you.